è proprio un capottamento non forzato, come si dice nel tennis. Purtroppo per noi è l'ottava macchina quest'anno e cominciano a scarseggiare adesso. Parleremo anche di questo nel corso poi delle trasmissioni che avremo questa notte su Rai 2. E adesso sono in azione con il McRae appena sentito da Zemiani e Cunico, un match tra una Subaru Impreza e una Ford Escort Cosworth. McRae, come sappiamo, è nettamente favorito, ma tu pensi che Cunico faccia bene? Sì, sta andando molto bene Cunico, è sempre stato il secondo più veloce dopo McRae. Certo che battere McRae oggi con questa macchina, in questa pista che abbiamo particolarmente, non sarà facile. Perché tra la precedente, tra la Legacy, Subaru e le Impreza c'è una sostanziale differenza. Sì, beh, questa è una macchina più compatta, più corta, con molta più facilità, molto più facile da guidare, indubbiamente anche più potente. Dunque, poi è una macchina fatta apposta per la terra, per questi circuiti stranamente. Hai detto più potente, quanti cavalli? Beh, direi che sfiora i 400, così, ad impressione. Comunque bravissimi, bravissimi, perché Cunico è riuscito a rifilare 13 centesimi a McRae, quindi eccezionale, il pubblico numerosissimo, come vedete, entusiasta di questa prova. Vi ricordo che gli eventi similari si disputano in seguimento su due manche di due giri ciascuna, a posizioni poi invertite di partenza, quella che vedete la Ford Cosworth. Macchina anche questa, direi la prima della nuova linea di vetture compatte da rally. La pista, vi ho già detto, 1050 metri da percorrere due volte per due manche. Una sbandata forse eccessiva nell'affrontare il ponte, ha affrontato pericolosamente. È un po' troppo spettacolare McRae, è molto efficace indubbiamente, però vediamo che Cunico... Mi riesce a recuperare. È ancora davanti Cunico, no. No, ha perso sei centesimi. Sì, sei centesimi, quindi... si aggiudica per 6 centesimi nella pista interna, come potete vedere, mentre sulla destra del teleschermo, come dicono anche le scritte, Gianfranco Cunico. Attenzione dunque. Ezio, come si vive ai box intanto questa gara? Si vive in maniera stupenda, perché poi in effetti la cosa bella è anche la partenza da questa parte qui, da parte dei box, diciamo così. È stranissima sta cosa, ma pur di dare effetto al pubblico, adesso lo potremo vedere magari, e potendosi portare con tutta tranquillità alla partenza, non inducono in questo tipo di prudenza, ma in effetti partono sparatissime per le prime, anche se non servirebbe. È veramente questa volontà di fare spettacolo comunque, questo credo sia il segreto di queste gare corte, che sarebbe anche il caso di suggerire a qualcun altro di raccorciare molto le gare e fare in modo di avere queste cose velocissime e tirate. Sta andando veramente forte McRae, forse perde un poco, ma ha una vettura che si autostabilizza rapidissimamente sulla traiettoria. È incredibile come riesce, la facilità di guida di questa vettura, è una macchina, una nuova macchina anche questa, sì. Come la Ford Escort, sono macchine di nuova generazione, ed è la facilità impressionante di guida. Qui è leggermente davanti, in vantaggio, sì. McRae di poco, 64 centesimi, e se dovesse vincere passerebbe alla finale. Ma vediamo, Cunico magari potrebbe avere la possibilità di una riscossa, e teniamo presente che una prima indicazione si può avere quando c'è il passaggio sotto il ponte. Deve far bene il secondo giro Cunico, perché altrimenti non si dice anche questo. Mario, non appena arriva, sì, dammi la linea dopo. Certo, perché è una cosa importantissima. Certamente. Attenzione, beh, diciamo che sfruttano notevolmente la potenza, cosa ti pare Claudio? Non so, è qui aperto. È qui una sbandata e perdi quei 2-3 centesimi che no, e poi perdi la mancia, infatti McRae. E infatti vedi nettamente staccato, passa quindi al finale Colin McRae con la Subaru Impreza, che adesso arriverà verso il box dove Ezio Zemiani è già pronto. Colin McRae si esibisce dopo aver vinto nettamente la finalissima del Bettega Notturno Gruppo A in una serie di testa coda per l'entusiasmo del pubblico che numerosissimo lo ha festeggiato in questa terza vittoria consecutiva nel Motor Show bolognese. La facilità di guida e un controllo di macchina che è incredibile.
Ma anche la macchina è notevole. La macchina è facilissima, la macchina è un giocattolo che permette di far qualsiasi cosa. Intervistato da Claudia Peroni, e noi ci auguriamo che torni al box a un certo momento, un po' per restituire la macchina e poi eventualmente per essere intervistato da te. Resisti, Ezio. Dovrebbe aver fatto dei replay anche, perché è la quarta volta. Nel frattempo qui è anche interessante vedere i lavori, perché poi non sembra, ma questa pista viene sottoposta ad usura autentica, quindi c'è da rimettere insieme tutto quanto, quindi da spostare le gomme che fanno la protezione.